come i fossetti. Allora, quando si aprono questi regali? Allora, qual è il mio regalo? Questo? Ma chi l'avrebbe mai detto? L'iPhone 7, wow! Ma come hai fatto a sapere che lo voleva? Ma dai, Erika, avevamo detto niente regali. Non dovevi. E il tuo l'ho lasciato a casa. Guarda, ti giuro, scusami, la prossima volta te lo porto. Tanto ci vediamo tra una settimana, due. Bellissimo regalo, Ti stupirò. Ecco il mio regalo, Mari. Grazie. La Chanel, lo sogno da quando avevo 5 anni, ma tu sei pazzo! Ma ti spero! Mari, 5 da giorni qua sotto al cinese, quindi più che Chanel c'è a te. Ragazzi, spero che vi piacciono. Il portafoglio di Wittan, ma sei brutta, grazie! Lo sapevo che sarebbe piaciuto. La sciarpa di Barberi, grazie. Figurati. La giacca di pelle. E certo, siete i miei amici, ragazzi. E dai, allora tiriamo per il nostro. Non vedo l'ora. Vediamo. Wow. Una borsa dell'acqua calda pelosa. Sei freddolosa, ti abbiamo pensata. Sì. Piace. Bella, grazie. Tienilo. Tieni, figliolo. Grazie, papà. No. Il computer nuovo. Strafigo. No. È mio? Dei calzini con le pecorelle? E a lui il computer? Sono dei regali bellissimi. Grazie, papà, veramente. Troppo top. Tieni, Mari, questo è per te. Grazie. Ti piace? Guarda, bellissima, però sai che forse mi sta un po' giusta? Forse, non so, così per sicurezza mi dai lo scontrino, magari la cambio. Poi, magari mi sta, però ce l'hai lo scontrino? Con tanto affetto dallo zio Tony. Grazie, zio Tony. 62,30 euro. Ci siamo superati, 2 euro in più dell'anno scorso. Grazie. Ti giuro, ieri ho pensato proprio bisogno di 2 presine per la cucina. Cioè, mi hai letto nel pensiero, l'ho sognato ieri notte, guarda, credimi. Poi, bellissimo, il beige riprende la mia cucina. Per te, Marina. Grazie. Dei pantaloncini per andare a correre? Signora, ti ho scuse per non andare in palestra. Stai dicendo che sono grassa? No. Con questo regalo mi vuoi dire che ho bisogno di andare in palestra? No, magari. Sì, e invece sì, perché mi hai fatto questo regalo per farmi sentire grassa. Ecco qua il tuo regalo, Mari. Grazie. Che cos'è questa merda? Cioè, ma stai scherzando? È pura blasfemia. Io neanche se mi impegnassi riuscirei a fare un regalo così di merda. Mi conosci o l'hai fatto così a caso questo regalo? Io non metterei mai una cosa del genere. Mai. Ecco qua il tuo regalo, Mari. Grazie. Che carino. Grazie. A Natale puoi. E tu come reagisci quando apri i regali di Natale? Lasciami un commento qua sotto!